Un'emozione stupenda perché presentare la decima edizione del Festival del Golfo è stata davvero un'emozione, soprattutto perché è stata la decima edizione. È un festival di Gela, un festival dei cittadini e del popolo, e quindi spero tanto che anche il prossimo anno si ripeta. Hanno vinto i più bravi alla fine? Sì, sì, indubbiamente. È una kermesse canora ricca di voci veramente preparate, ragazzi in gamba. E poi hanno vinto i migliori. È stata una bellissima esperienza e ringrazio Gaetano Lorefice e Daniela Venosta per aver scelto me. E come ti sei trovata con il compagno di viaggio Emanuele Ruvio, che finalmente è tornato a Gela? Mi sono trovata benissimo, un compagno ideale, davvero, un compagno ideale, scherzosissimo, spiritoso, veramente grande. Grazie Emanuele. Emanuele, ti rivedremo anche il prossimo anno oppure che dobbiamo fare per rivederti a Gela? Questo non lo dovrei chiedere a me, io a Gela vengo con piacere, qualsiasi cosa mi si chiede di fare per dare tono, lustro, accendere, diciamo, le luci e i riflettori su questa città, Gela mi troverà sempre a disposizione. Ma per te è più facile essere intervistato o intervistare? Ma guarda, cioè è bello sia intervistare quando sei nel ruolo dell'intervistatore, essere intervistato quando qualcuno è curioso di sapere come la pensi. Poi per te, gelese doc che vive però in Calabria, ritornare in città davanti al proprio pubblico, qual è l'emozione che realmente si prova? Ma io sono sempre emozionato, diciamo che esorcizzo l'emozione cercando di divertirmi, cantare anche se c'è qualche stonatura perché i brani che sono stati fatti non erano stati provati, quindi è successo tutto sul palco, questo dà la spontaneità alla manifestazione senza anche prendersi sul serio. Difatti c'ho anche la voce un po' che è andata via perché le tonalità non erano incastrate, non erano provate. E quando andrai a Cosenza cosa porterai di Gela? Ma io a Cosenza, Gela è sempre presente, a parte il dialetto, è presente perché parlo sempre della mia città, del mare, dei posti, delle cose belle che ci sono a Gela, perché Gela merita tanto. Diciamo che sono un ambasciatore di Gela in Europa.